Buongiorno, buonasera, a seconda del posto in cui vi trovate. Sono Fabrizio Fiorani. Faccio il pasticcere qualche volta e vi state accorgendo man mano che il tempo passa che il mio nome è sempre più legato alla tecnologia. Il concetto di pasticceria italiana contemporanea è quello che col passare del tempo mi permette di trasmettere la mia idea, quello che ho in testa, al cliente finale. E la domanda che mi faccio ogni volta è il come trasmettere questo. Da pasticcere, e vi parlo sempre da pasticcere, non da tecnico né da cliente, ma da pasticcere, quindi da collega, mi permetto di dire che ho trovato una realtà straordinaria in provincia di Bologna, fatta da un papà e una figlia che costruiscono in una situazione veramente straordinaria, e ripeto straordinaria, una macchina che mi permette di realizzare degli stampi in materiale plastico riciclato, naturalmente adatto per alimenti, quello che la mia testa e la mia creatività mi chiede. Sono qui perché credo talmente in questa macchina, in questa termoformatrice, straordinaria nelle dimensioni perché è ipercompatta, che mi permette un trasporto agevole, quindi io la chiudo, stacco il forno qui, dopo vi faccio vedere come, la metto nel baule della macchina e la porto ovunque. Però il passaggio dov'è qui? E lo leggete qui sopra. C'è scritto scelto da Fabrizio Fiorani. E non perché la macchina abbia bisogno di un bollino di garanzia, ma io credo talmente in questo prodotto, in quello che mi permette di realizzare, che dovevo metterci una piccola sigla. Vi spiego un po' il funzionamento che devo dire è semplice e allo stesso tempo così efficace. Un forno che scalda un foglio di plastica riciclata ed alimentare. Alimentare perché? Perché prima della termoformatura noi andiamo a eliminare le due pellicole laterali e quindi non c'è rischio di contaminazione. Alla base della macchina troviamo una piastra con dei fori che mi permettono, attraverso una pompa, di creare il vuoto e quindi di far aderire perfettamente il foglio di plastica scaldato in questo processo che è quello della termoformatura. Dalla prima edizione della macchina che ho avuto la fortuna di provare nel mio laboratorio creativo di creatività a Roma, siamo arrivati insieme a Francesca e a Frank a un prodotto incredibile, fatto da un pasticcere con l'aiuto di due persone speciali per i pasticceri e per le persone che lavorano tutti i giorni in una pasticceria, in una cucina, in un laboratorio di prototipazione. Quello che mi piace. La prima miglioria che abbiamo apportato è stata la possibilità di selezionare le quattro lampade e quindi l'intensità di calore che il foglio di plastica va a raggiungere. L'ennesima miglioria, quello che ho effettivamente chiesto a gran voce, è stata la possibilità di inserire delle finestre di riduzione proprio per una questione di ecosostenibilità. Mi sembra sciocco per un prodotto piccolino, quindi con un formato A5 o A6, detta in termini più tecnici, utilizzare un foglio A3. La macchina nativamente è progettata per il formato A3, quindi due fogli A4 avvicinati. Abbiamo una finestra di riduzione per fogli A4, ma ho voluto fortemente delle finestre di riduzione per fogli A5 e A6, quindi per una misurazione più ragionata degli sprechi nei confronti della plastica. E vi faccio vedere con che semplicità le finestre si vanno a montare. Apriamo la parte inferiore della macchina. C'è una piccola freccettina che indica il senso di montaggio. Parte con le guarnizioni verso il basso e l'appoggiamo in una maniera veramente molto semplice. Vedete, non c'è sforzo per l'inserimento, parte senza guarnizione, sempre con la freccettina verso l'alto e ci siamo. Facciamo combaciare
il tutto e siamo pronti per inserire il foglio, chiudere i nostri ganci laterali e iniziare con la termoformatura. Una piccola accortezza: possiamo modificare la morsa dei nostri ganci laterali, quindi con una brugola vado ad allargare leggermente i due bulloncini e la macchina, guardate la semplicità, mi permette di far aderire perfettamente il foglio da termoformare. Ripetiamo l'operazione anche per l'altra cerniera. Una e due. Per stabilizzare la chiusura vado ad agire sulle quattro viti presenti sulle cerniere laterali, in questa maniera qui. E ci siamo, siamo pronti per riaprire la macchina, inserire il foglio da termoformare, accendere il forno e far partire la magia. Piastre di riduzione montate. Adesso vado a eliminare le due pellicole laterali dal foglio in materiale plastico riciclato. Le pellicole mi proteggono da contaminazione e quindi questo è un materiale con un grande grado di sicurezza per gli alimenti. Lo andiamo a posizionare al centro della finestra di riduzione più grande e copriamo la finestra più piccolina con un foglio in silicone resistente alle alte temperature. Vado a chiudere la parte inferiore della piastra, la aggancio perfettamente e posiziono l'oggetto che andrò a replicare, quindi il master del mio stampo, perfettamente al centro della mia piastra, in questa maniera qui. Vi consiglio, qualora vogliate lavorare in una maniera più rapida e sicuramente più efficace, di fare un perimetro con un pennarellino indelebile proprio per prendere ogni volta al centro. Qualora abbiate bisogno di più stampi, quindi per una produzione più importante, il mio consiglio è di applicare un pezzettino di nastro biadesivo tra la piastra e il vostro oggetto per fissare l'oggetto appunto alla piastra e lavorare con grande rapidità. La nuova funzionalità della macchina mi permette di selezionare i quattro interruttori singolarmente. In questo caso andrò a accendere le due lampade più in basso proprio per scaldare la finestra di riduzione più grande. Azionerò il timer che indicherà il tempo di accensione delle lampade. Andiamo con il pulsante giallo, vado a selezionare esclusivamente queste due lampade e spegnerò appunto le due lampade per la piastra più piccolina. Il timer indicherà il perfetto tempo di esposizione del materiale plastico e quindi quando si spegnerà, come in questo momento, accenderemo la pompa e andremo a termoformare. La macchina dispone di una funzione straordinaria, che è la funzione reverse, che mi permette di distaccare il master, quindi il mio lampone, dallo stampo termoformato. La pompa sta facendo il suo lavoro di termoformatura insieme all'azione del calore e senza staccare la pompa, vedete, fa perfettamente il vuoto. Vado sull'opzione reverse, sempre con l'interruttore rosso, e guardate come si gonfia. Opla, perfettamente distaccato. E adesso vediamo che cosa succede qui. La funzione reverse mi permette di distaccare in maniera efficace il foglio termoformato dal mio master. Il master resta attaccato ben saldo alla piastra e quindi per una produttività
una replicabilità molto efficace, posso prendere un altro foglio, levare le due pellicoline e continuare a produrre, senza mai spostare lo stampo, senza mai ricentrare il tutto, con questo risultato qui. Uno stampo in materiale plastico per alimenti pronto ad accogliere una camicia di cioccolato bianco, piuttosto che un cremino alla frutta secca, piuttosto che una mousse facilmente smodellabile con l'azione del calore. Come vi dicevo, il nostro stampo è pronto ad accogliere del cioccolato bianco che abbiamo leggermente profumato con delle bucce di agrumi, solo l'essenza, quindi solo la parte esterna degli agrumi, un po' di sale di cervia per accentuare le note lattiche del cioccolato bianco. Lo abbiamo temperato, l'abbiamo messo in un sac à poche e adesso andrò a utilizzare direttamente dalla macchina al prodotto finito il mio stampo termoformato in una maniera bella, semplice, ma soprattutto replicabile. Vado a prendere innanzitutto i bordi per non favorire la produzione di bolle d'aria e vado poi a finire anche nella parte centrale, in questa maniera qui. Opla. Adesso un po' di azione oscillatoria, quindi andiamo a fare questo. E ci accorgiamo che al nostro stampo manca ancora un po' di cioccolato e quindi ripetiamo molto semplicemente l'operazione. Questo proprio per creare una tavoletta che rispecchia tutte le caratteristiche in termini di misure del nostro master. Non necessitiamo di spatola piuttosto che di sistemi di abbassamento del prodotto, perfettamente lineare e quindi per una perfetta cristallizzazione andremo in frigo, il mio consiglio è un frigo a 16 gradi con un'umidità del 70% per 12 ore, proprio per permettere al cioccolato di cristallizzare in maniera ottimale, distaccarsi dal nostro stampo termoformato e ottenere una tavoletta, una pralina, comunque un prodotto a base di cioccolato con la nostra forma, pronto da stampare per regalare attimi di felicità al cliente. 12 ore di cristallizzazione, ci accorgiamo che lo stampo è già distaccato dal cioccolato e adesso andiamo sempre sulla nostra placca. Una leggera pressione che flette le pareti dello stampo. Piccola parentesi, uno stampo termoformato sicuramente ha più possibilità di sformo rispetto a uno stampo in policarbonato che è più rigido e quindi per lavorazioni particolarmente complesse ed articolate il mio consiglio è sempre uno stampo termoformato, a differenza del policarbonato che è fantastico per mezze sfere o prodotti più lineari. Andiamo a vedere che cosa succede. Opla. Abbiamo la nostra tavoletta con sale di cervi e agrumi che andremo a decorare con dei lamponi e lo stampo perfettamente distaccato, perfettamente pulito, pronto ad essere riutilizzato, quindi senza la necessità di acqua per il lavaggio, senza la necessità di solventi per il lavaggio, senza la necessità di carta o prodotti per l'asciugatura, quindi con un occhio responsabile e vigile nei confronti dell'ambiente. La pralina rispecchia le caratteristiche in termini di centimetri del nostro master e quindi capiamo la funzione della termoformatrice proprio in termini di replicabilità del prodotto. Ma questo non è un lampone, ha solo il perimetro del lampone, quell'atmosfera che io voglio per trasferire il concetto, la tradizione, l'innovazione che c'è in ogni mio dessert, questa atmosfera, quindi questo lampone stilizzato sarà proprio
una stampante con inchiostri a base acqua, naturalmente adatti per alimenti, la mia Dolcina Pro, sulla quale andrò a posizionare le mie praline, le mie tavolette, ma naturalmente anche delle torte piuttosto che delle mousse glassate. Diciamo che gli utilizzi sono vari per ricreare un lampone stilizzato che darà l'atmosfera al mio cliente. Il primo passaggio è disegnare sulla macchina quella che in gergo tecnico viene definita una dima, quindi il perimetro, in questo caso delle nostre quattro tavolette, agli agrumi e sale di cervia. Attraverso il software dedicato vado a posizionare la Dolcina Pro nella parte frontale della base, in una maniera molto semplice. Schiaccio posiziona. La macchina è pronta per la stampa. Lancio la stampa in maniera tradizionale e vado a spingere il pulsante con il foglio presente sulla testina di stampa per far partire la macchina in questa maniera qui. Opla. Opla. La Dolcina Pro ha stampato il perimetro che mi indica dove posizionare le nostre tavolette di lamponi e in una maniera molto semplice vado a posizionarle perfettamente in corrispondenza del perimetro stesso. Il piano di stampa che la macchina supporta è un piano molto importante, 32 cm x 44 cm, quindi per una produzione abbondante di biscotti, di macaron, di praline di cioccolato, con una stampa personalizzata avremo una grande capacità produttiva. Posizioniamo l'ultimo prodotto e ho un piccolo appunto da fare sul prodotto che abbiamo sviluppato per far aderire un inchiostro a base acquosa sul cioccolato. È abbastanza noto a tutti che il cioccolato e l'acqua non siano grandi amici. Quindi il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo ha creato, dopo prove, dopo test e dopo ricerche che ci hanno dato un grande risultato, un prodotto estremamente versatile, trasparente o in questo caso bianco, senza l'utilizzo del famoso e minacciosissimo E171, ma con carbonato di calcio, un prodotto, un aggrappante che permette alla macchina di far aderire perfettamente il colore che dura nel tempo, quindi non abbiamo problemi di sbiadimento di colori che perdono quella brillantezza tipica in questo caso del mio lampone. Ma la domanda che mi faccio e che vi faccio è la seguente: come fa la macchina a leggere l'altezza del prodotto? Un prodotto che può essere di un'altezza pari o inferiore, parlo sempre di altezza massima, a 15 cm, quindi una torta abbastanza strutturata. E la risposta è molto semplice. All'inizio della macchina c'è un laser che non legge la posizione, e vi ho fatto vedere prima come posizionare perfettamente con delle dime, che possono essere naturalmente anche fisiche o disegnate sul piano, ma legge l'altezza. E quindi, mandando in posizione di stampa la macchina, noi ci accorgeremo visivamente che sul nostro computer che la macchina cambierà altezza automaticamente senza la necessità che un operatore modifichi l'altezza stessa, proprio perché andiamo a sfruttare una tecnologia laser che legge il bordino e fa alzare l'asse X della macchina. Posizioniamo la macchina e speriamo, incrociamo le dita. No, non abbiamo bisogno di incrociare le dita perché la macchina in questa situazione qui non tocca mai il prodotto, anzi riesce perfettamente a capire qual è il punto migliore di stampa. Vedete? In questo passaggio qui.
che, passatemi la franchezza, sembra una tecnologia adatta alle lavorazioni aerospaziali e invece è solo una grande tecnologia italiana applicata alla pasticceria, appunto italiana contemporanea. Abbiamo già lanciato la stampa. Come abbiamo fatto prima, andremo a spingere l'icona arancione del foglio. Nel frattempo, continuiamo con i nostri lavori e lasciamo in pace, naturalmente in bolla, la nostra macchina a completare l'opera. Da questa inquadratura vi accorgete che il laser permette l'individuazione dell'altezza di stampa perfetta, affinché la testina depositi la giusta quantità di colore, che sarà vivido, brillante, che renderà l'atmosfera, in questo caso, del mio lampone di cioccolato, agrumi e sale di cervia. La pazienza non è una delle caratteristiche migliori che ho, e dato che percepisco che anche alcuni di voi muoiono dalla curiosità di vedere che cosa succede, vi faccio vedere quello che non è da fare nel vostro laboratorio, nel vostro studio di creatività: alzare il coperchio e guardare sotto. La mia curiosità però mi obbliga a condividere con voi, speriamo, la magia che sta per accadere. Guardate, incredibile. Un'idea che parte da una stampa in resina termoformata, quindi uno stampo perfetto che replica l'idea che ho in testa, con del gran cioccolato, agrumi, sale di cervia e l'atmosfera del lampone, in una maniera che non sostituisce l'artigianalità, ma che la rende contemporanea. Se prima eravamo abituati all'aerografo, agli stencil, nel 2021 quelle tecniche che possono sembrare interessanti, ma forse sorpassate, vengono sostituite da un processo bello, replicabile e sostenibile. La macchina, la Dolcina Pro, sta per finire la stampa e in maniera automatica tornerà indietro e salirà in posizione di home, quindi tornerà a casa pronta per una nuova stampa. Non abbiamo problemi con gli inchiostri, con problemi relativi alle testine. Perché? Perché sono inchiostri naturalmente a base d'acqua, che in un ambiente di lavoro con temperature che variano dai 20 ai 25 gradi non subiscono variazioni. Quindi il mio consiglio è naturalmente di usarla il più possibile, perché una volta capito il meccanismo, il semplice meccanismo che vi ho spiegato, non potrete più farne a meno. Qualora vogliate durante il mese di agosto fare una piccola vacanza, al ritorno fate qualche test di stampa e sicuramente non avrete dei problemi. Guardate qui il prodotto incredibile che abbiamo sviluppato attraverso il mix di un pasticcere, più o meno bravo, di una grande termoformatrice fatta in Italia e di una stampante pensata, concepita in una maniera molto romantica, quindi partendo dalla sostituzione 30 anni fa di inchiostri da stampa, appunto con inchiostri alimentari, a un prodotto che nel 2021 è irreplicabile senza l'utilizzo di queste due tecnologie e un po' di buon senso, un po' di cervello. Eccolo qui. Trovo sempre delle grandi difficoltà a posizionare fisicamente le mie idee in un packaging adeguato. C'è sempre un però, e anche questa volta ho trovato la soluzione attraverso la mia termoformatrice. Stampo la base, quindi un master come abbiamo fatto prima, termoformo una base che va a cogliere perfettamente la mia pralina. Ne facciamo un paio. Appena stampata, ma la mia voglia di perfezione mi costringe anche a, specialmente in questo periodo dove il delivery è fondamentale per pasticcerie, ristoranti e catene alberghiere, di creare
con la stessa tecnica, con la stessa macchina, un coperchio che va a proteggere perfettamente il mio prodotto. E quindi una pralina, una tavoletta di cioccolato, dove la base, il coperchio e lo stampo per la pralina stessa sono fatti esclusivamente con una macchina, in una maniera artigianale, diciamo romantica, ma efficace per una prototipazione che non richiede i famosi, ma tanto temuti, minimi d'ordine. Siamo pronti, continuando a utilizzare della plastica riciclata, a posizionare il nostro prodotto all'interno della scatolina. E quindi, attraverso la tecnologia, da un'idea a uno stampo in resina, la tecnologia di una termoformatrice straordinaria fatta in Italia, l'atmosfera data dalla Dolcina Pro, da questo a questo. Per concludere, pensiamo alla tecnologia in termini di telefonia, di internet e di social media. La tecnologia che preferisco è quella che applico tutti i giorni nel mio laboratorio di creatività, fatta di macchine italiane che non hanno problemi con l'assistenza, che qualora ce ne fosse motivo vengono perfettamente supportate da tecnici e sviluppatori ben preparati. E quindi il mio consiglio è di applicare ogni volta che la lampadina delle idee si accende nel vostro laboratorio, nella vostra mente, fidatevi di quel bollino che c'è scritto lì, che presto arriverà anche sulla Dolcina Pro. Vi aspetto qui dall'Esepidato, vi aspetto nel laboratorio di produzione di Flow Thermoforming per farvi conoscere personalmente le persone, gli ingegneri, i tecnici e tutto il team che è dietro le macchine, che è appunto, come spesso mi viene da dire, la torta sulla quale io qualche volta faccio la ciliegina. Un grande abbraccio e alla prossima!